E allora? E allora? Non lo trovo, capitano. Senti, ricomincia da capo. Richiedi le chiavi d'entrata e vedrai che saltano fuori, dai. Insomma, state qui a controllare i monitor. Fa silenzio, apri il cancello. Fermi, zitti. Fuori, fuori. Hai risolto il problema? È inutile, non le trovo. Molto bene, Tricarico. Riunisci la squadra, voglio tutti con noi. Andiamo a fare visita a Mars. Vabbè, con questa fanno due in un anno, vero? Tre. Abbiamo conquistato la caserma in soli 260 secondi. Ah, Marsili, l'azione di guerra non è ancora finita. No? No. Solo perché sei un amico. Stanotte ho deciso di non fare prigionieri. Tricarico? Boom, boom. E tu fai il morto, no? Ma vaffanculo, va. No! Di sotto. Non ho capito. T'ha detto sotto. Ma perché? Sono preoccupato. Come se fosse. Vabbè, di sotto allora. Bravo. Ti piace la polvere? Comodo, comodo. Con tutto il posto che c'è, perché proprio di sotto in mezzo alla merda? Perché... Perché? Perché pensavo di stare più comodo sotto, ma forse è meglio sopra. Bravo, hai capito un po'. Ah. Se mi dicevi che te l'avevo ordinato Cauti, ci lasciavo tutta la naia qua sotto. Io sono il sergente Tricarico. Gianni, quando siamo noi due soli. Saro Franzese.
Benvenuto al 14° Fanteria Elitrasportata. Sei contento di essere in un reparto operativo o ti caghi sotto? No, sono orgoglioso, solo che non so perché mi ci hanno mandato. Ah, non lo sai. E tu copriti, che mi fai schifo. Attati! A terra! Uno, due, tre, fino a 50! Oh, mamma ha firmato? Ha firmato? Allora, Gabri, tutto a posto? No, non ne ho firmata neanche una. Vittorio, ho firmato per 200 milioni un mese fa. È giusto, lasciamo perdere. Non firmare niente, discorso chiuso. Però vendiamo tutto. Come tutto? Da domani comincio a interessarmi per trovare un compratore. Si può fare, sì, si può fare. C'ho un paio d'amici che forse sono interessati. Perché? Perché vendere così di colpo? Vedi perché mi piaci, Gabriella. Perché mi sorprendi sempre. Perché sei ingenua come una bambina. Non capisci un cazzo! Non capisci che se tu mi togli la liquidità io non posso fare più niente. Non sono più competitivo sul mercato. Allora tanto vale che mi faccia da parte. Che venda tutto e buonanotte. Ma scusa, Vittorio, la concessionaria è la tua vita. No, Gabriella, no. La mia vita sei tu. È lui. Ma è un peccato. Scusa un attimo. Buongiorno, signora. Buongiorno. Che ci fate qua? Ciao, Vittorio. Sì, vabbè, che vi serve? Qualcosa di forte? Venite su. E tu firma, che sono i debiti che fanno le aziende. Firma. Mamma, non firmare. Sergente! Io ho la macchina, che cosa fai? Vieni con me? Ma stavo mangiando con lui, devo pagare... Ah, te lo paga il tuo amico. Vieni, andiamo. Hai visto che culo? Vai? E dove? Sulla pista. Buttati nella mischia anche tu. Ma figurati. Allora non hai capito? Non è un piacere che ti sto chiedendo, è un ordine. Adesso voglio che vai su quella pista e che rimorchi quella troia. E voglio che lo fai subito. Ma stai scherzando? Ti sembra che sto scherzando? È un ordine. È il tuo sergente che te lo ordina. Obbedisci, soldato. Sono ballato.
ballare, c'è gente. Ah, vai, hai fatto onore. Lo so, ho visto. Non per essere invadente, ma posso ballare un pochino con te? Certo. Bene, ora vi spiego, ragazze. Questa è una missione. Sei venuto da solo? No, ero qui con un amico, ma non so che fine ha fatto. Avrà trovato compagnia. Probabile. Deve essere qui in giro. L'ho visto, aspettami che te lo presento, eh? Gianni! Gianni! Ma sei impazzito! Perché? Sto poi così male. Pulisci, dai! Cosa vuoi fare con questa carta d'accesso usata? Ci stanno guardando tutti. E chi se ne frega? E sto vattene, troia! Ma vuoi farti cacciare dal locale? Ho l'impressione che ci sia questa possibilità. Di un po', sei tu che hai spinto fuori la mia ragazza? Oh, ma perché sei così incazzato? Pensavo di essere il benvenuto qui. Tu sei benvenuto come una merda in una piscina, capito? Ho capito. Facciamo così, io chiedo scusa a te, chiedo scusa a lei, gli offro da bere e finisce qui. Ok? Certo, un brindisi. Lui ti offre da bere ed è fatta. A chi offri da bere? Oh, ragazzi, cosa vogliamo fare? Vogliamo litigare? Bravo, bel colpo, ma ti rendi conto di cosa hai fatto? Aspetta! Dai, scappiamo! Scappiamo! Lasciami, Gianni! Lasciami che gli ammazzo quegli stronzi! Lasciami, Gianni, ti ho detto! Rispondi. No. Potrebbe essere la caserma. Appunto. E se fosse successo qualcosa di grave? No. Sarà scoppiata una guerra. I soldati come te, se no, che cosa ci stanno a fare? No. Oddio, insistono. Rispondi, soldato. Non soldato. Capitano. Scusa. Pronto? Sì, sono io. No, adesso non posso, tenente. Passi pure l'ordine all'ufficiale di picchetto, grazie. La caserma.
Tenente. Ora sono diventato tenente. Vieni qui, ridammi quella rivista! Col cazzo che te la do, sono un tuo superiore! Gerarchia! Gerarchia! Non te la do perché non ho vista tutta, anche se tu fossi un generale! Dalla corte marziale! Quando sai... No! 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 Accidenti, che gran figa e che belle bocce da mangiarsi. Certo che anche il culo non scherza. Ma tu, se non mi sbaglio, stai partecipando. Come no? È un pochetto. È venuto duro a vista. Sì, un po' sì. Fammi un po' sentire. Sta buono che ti spezzi un braccio, eh? Ma che cosa spezzi? Fammi sentire come sei messo. Ispezione! No, 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 no! No, no! No! Sergente! Che succede qua? Stavo soltanto mettendo alla prova i riflessi del soldato francese, signore. Andiamo, Marsili. Allora, Silvio, com'è quella dell'altra sera? Che sono diventato tenente. C'era lei? Scarpa, tu non mi devi chiamare più. Né in caserma né a casa, ti cercherò io. Sono mesi che non passiamo una bella serata insieme. Non ti preoccupare. Lo recupereremo il tempo perduto. E quando? Allora, che facciamo? Andiamo in discoteca? Ci andiamo a bere una cosa? Come vuoi. Solo che c'è un problema stasera. Quale? Quelle 20.000 che ti ho dato erano le ultime che avevo. Gianni, io avrò sì e no 14.000 lire e non ci farò neanche entrare in discoteca. E allora? Cosa vogliamo fare? Non lo so, torniamo in caserma. Ciao, sergentone, come stai? Chi si rivede? Vabbè, ma che cosa mi hai portato a fare qua, scusa? Perché è qui che mi guadagno i soldi. Lo sai da quanto tempo è che vivo in strada? Da sempre. Ma tu che cosa credevi? Che potessi pagarti i ristoranti, discoteche, tutto con lo stipendio da sergente? Ciao. Che guardi, begli occhi.
Sei un poveraccio, tale quale a me. C'hai soltanto un bel culo, quindi fallo fruttare. Io qua non ci voglio stare, va bene? Senti, io me ne voglio andare di qua. Ma dove corri? Tanto ormai sei già in ritardo e se questa sera rientri senza il tuo sergente, ti denunciano! Stronzo! Sono in passaggio. Grazie. Vuoi un po' di musica? Vuoi bere? No, grazie. Scusi, ma dove stiamo andando? Guardi che si sbaglia, mi riaccompagni sulla strada, per favore. Ma che sbaglio? Ma che fai ora? Ti metti a belare? Vuoi tirare sul prezzo? Vabbè, toh, guarda, godi. Oh, ma dove cazzo vuoi andare? Prima batti, poi scappi. Io non batto, io non sono un frocio. Ah no, so io il frocio. Non lo so, mi faccia uscire, per favore. Oh, calmo, calmo. La chiusura è qua, apri da solo. Ora basta, bella. Ora hai rotto il cazzo. Fermo, ti ho detto di stare fermo. Hai capito? Ti ho detto basta, hai capito? No, eh? Basta, ha capito? Non vogliamo mica romperti la faccia. No, quella no. Dai, stai buono, dai. Fermo. E la ragazza? Con lei? No, tutti insieme no. Ma che c'è di strano? Cosa devo fare? Lo chiedi a me, sei tu che paghi. Allora, posso? Puoi, puoi, basta che ti sbrighi. Guarda che non c'era l'ambo, ci sono i bottoni. Thank you.
Dio. Devi stare tranquillo. Ora mi devi aiutare, Saro. Devi stare buono mentre io prendo tutto e ti curo. Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi, per favore. Chiudi gli occhi. Gianni, basta. Quello non può più restare qui. Guarda che si trova qui soltanto da 2 giorni. E mi dici niente? E se viene l'ufficiale medico e vuole vedere l'infermeria, che gli dico? Io vado sotto processo, sai? Luca, tu mi devi tanti favori. Ti ho già ripagato abbondantemente, Gianni. Quello è un matto. Caccialo alla neuro, fregatene. Non lo caccio alla neuro. Me lo riempiono di schifezze e me lo ammazzano. Mi dispiace sul serio. Ma qui non può più restare, capisci? Sì, certo. Grazie lo stesso. Ne hai combinata un'altra delle tue? No, è per un ragazzo. Basta così. Basta con le tue balle. Dov'è il modulo? Grazie. È stato lui. Ho visto anche l'orologio. Roatta? Saro, tu non stai bene. E poi ne hai vista solo una di quelle bestie, e non era Roatta. Era quello che stava dietro. Ma come fai a dirlo? E poi la macchina era una BMW targata Torino. Che ne sai di quella macchina? L'ho vista, con il mestiere che faccio io le targhe le visualizzo, le imparo tutte a memoria. Per precauzione. Non si sa mai quello che può succedere. Dammi il numero della targa. Ma perché? È passato. Ferma la macchina. Ferma questa cazzo di macchina! Ecco, ci siamo fermati. Sei contento? Dammi quel numero di targa.
Tanto non è quella di Roatta. Sarà una macchina rubata. Saranno stati due balordi. Finiscila di giocare, dai. Vai a tavola, Andrea. Valerio, mangia tutto, sennò domani niente TV, capito? Dunque, Saro, ti fermi un po' qui da noi? Eh sì, il tempo della licenza, no? Saro, mangia. Non hai mangiato niente. Ma lascialo perdere, Paola, se non ha voglia di mangiare. Allora, Sara, com'è successo? In palestra è successo. Lascialo parlare, Paola. È successo in palestra? Sono caduto. Deve essere stata una bella caduta, no? Per ridurti così. Non ne voglio parlare. Sara, se stai male, se hai bisogno di un medico, dillo. Sto bene. Non è mica vero. Come non è vero che sei caduto? Quei segni in faccia non te li fai cadendo. Saro, se fai così ci fai star male a tutti. Anche i bambini. Sì, anche i bambini. I bambini sono bambini, non sono mica scemi. Dai. Vi ho fatto stare male. Vi ho mentito. Allora adesso devo pagare! Va bene così! Posso stare in pace adesso! Bravo! Bella scena! Paola, levamelo di torno, per cortesia. Io intanto porto i bambini su. Valerio, Andrea, su, dai! Non mi ci mettete pure voi, Cristo! Ti hanno picchiato. In caserma ti hanno picchiato. No. Ho visto la tua maglietta di là. È tutta sporca di sangue. Anche i jeans. Perché? Saro, perché dimmelo? Ma vergogno. Di cosa? Vergogno da morire. Ma di che cosa? Di cosa ti devi vergognare? Di cosa? Scusi, è vostra questa macchina? Sì, certo, la macchina è nostra. Cioè, noi ci occupiamo della vendita. E l'avete da molto? Ma sarà da un paio di settimane. Come vede, è una macchina lussuosa, di prestigio. Se vuole vederla meglio, non faccia complimenti. No, 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 grazie. Vorremmo parlare col titolare del negozio. Ah, il signor Scarpa, certo. Era qui, non lo vedo più. Forse è in ufficio, vado a dare un'occhiata.
capitano Roatta, sono soddisfatto della preparazione specifica del suo reparto. Credo che lei sia al corrente degli ultimi sviluppi di politica internazionale. E purtroppo credo che noi rimarremo qui ancora per molto. Comodi, ragazzi, comodi. Capitano, quello che volevo dirle è che so di dargli un dispiacere, ma la missione prevista è stata rinviata a data da destinarsi. 14. Mi ha capito? Sei sicuro? Capisco sì, perfettamente. Danno il telefono. Mi scusi. Basta scoprire. Pronto? Porca puttana, il frocio! Quello che non ci voleva stare, te lo ricordi, Silvio? Sì, Laura. Ma che Laura, oh! Quello è venuto qui, ci aveva la faccia tutta segnata. Mi ha riconosciuto, Silvio! Mi scusi. Va bene, ti richiamo. A più tardi, Laura. Laura, sto cazzo! Silvio! Sì. Silvio! La messa è finita, andate in pace. Andiamo, grazie a Dio. Vi chiedo ancora un attimo di attenzione, prego. Ho la gioia di annunciarvi le prossime nozze che si celebreranno in questa chiesa tra la figlia del nostro sindaco, Laura Mongili, e il capitano Roatta. Queste nozze sono importanti non solo per Laura e per Silvio, ma perché celebrano allo stesso tempo una più forte unione tra le due comunità che convivono nella nostra cittadina, la comunità militare e la comunità civile. Scusami un attimo. Tu sei ubriaco? No, ho bevuto solo un paio di Campari. Vattene. No, Silvio, aspetta un momento. È successo un casino grosso. Guarda che cosa mi è arrivato. Questo è un avviso di garanzia. Per Dio, ma sei impazzito? Quel frocio di quella sera mi ha denunciato. Hai capito che casino? Mi ha denunciato ed è pure un militare. Sì, lo so. È arrivato anche a me. E adesso? Niente. Quello stupido non ha niente in mano. Ma come non ha niente? Quello si è preso la targa della macchina, ci ha visto! Ha visto te. Attento, Scarpa. Fa come dico e lo distruggiamo, ma se fai qualche cazzata ti lascio solo. Dicono che hanno anche un testimone. Sì, lo sai chi è. Riccardo. Allora stanno messi bene. Certo che abbiamo combinato un bel casino, ma ti rendi conto? Un militare dei tuoi! Scarpa, tu avrai un avvocato, il migliore. Ma qualunque cosa accada, tu in macchina eri solo. Certo, Silvio, è come se fossi stato su. Non come se. Tu eri solo. Addio, Scarpa. Dove vai, soldato? Ah, capitano. Vado a fare un giro. Signor capitano, per te. Sì, signor capitano. Bravo. Lo sai che fino a quando il tuo amico non rinsavisce tu i tuoi giri notturni te li scordi? Ma scusi, signor capitano. Hai il permesso per uscire? No, signor capitano. Lo immaginavo. Vuoi finire sotto processo? Prendili, soldato. No, grazie, signor capitano, non le voglio. Non è un regalo, è un ordine. Prendile, soldato. Tricarico, tu sei intelligente, preparato e anche simpatico. Ma a me non sono mai piaciute le leghe scatenate. Mai. Peccato. Forza, siamo arrivati.
Dai, vieni dentro. E te che cazzo ci fai lì? Vieni qui. Accomodati. Benvenuta. Ma è che c'è? Ho beccato due procedimi, mi sarò spiegato. Entrate, prendetevi da bere, sta tutto lì. Insomma, fate quello che cazzo volete, ma zitte, eh? Zitte che c'ho un mal di testa. Carino, guarda che roba che c'è. Tutta roba strana. Com'è carino questo posto. Brucia. Vieni qua. Sergente, sono stata io a volere questa cena perché volevo conoscerla. Beh, ci siamo conosciuti. Sì, ma volevo farle anche delle domande. Perché quella notte non l'ha portato subito al pronto soccorso? Forse perché in un pronto soccorso ci sarebbe di sicuro scappata una denuncia contro ignoti. Sarebbe stato brutto per Saro e non sarebbe servita a niente una denuncia contro ignoti. Abbiamo portato noi Saro all'ospedale. E dopo 4 giorni aveva ancora addosso tutti quei segni, tutte quelle lesioni. Poi abbiamo fatto una denuncia ai carabinieri, ma non una denuncia contro ignoti. Noi abbiamo denunciato Vittorio Scarpa e Silvio Roatta. Che avete fatto? Ci hanno anche chiesto se esiste almeno un testimone. E noi abbiamo fatto il suo nome, sergente. Dunque, ficcatevi in testa che io sono un militare. Un militare di carriera, un volontario in servizio permanente. E questo cosa c'entra? Quello che voglio dire è che Saro è un soldato, proprio come me. E anche Roatta è un soldato? No, lui non è un soldato, è un capitano. È stato un piacere, ma si è fatto tardi. Sergente, testimonierà? Se sarò interrogato, dirò quello che ho visto. Saro, ti dispiace venire con me un secondo? Lo sai quello che hai fatto? Bene che ti vada, ti cacciano dall'esercito. Meglio. Ah, Saro. Hai dei gran begli occhi, ma cervello zero. Non lo capisci che hai perso in partenza? No, se tu dici che l'hai visto. Ma io non l'ho visto. E poi perché dovrei dirlo? Quello che hanno fatto a te, a me, l'hanno fatto in un cesso dell'istituto quando avevo 13 anni. Cazzate! Allora non vuoi testimoniare? No, begli occhi. Anzi, è meglio che tu lo sappia subito. Se mi tirano in ballo lo stesso, io nego tutto. E poi io ti vado in culo, begli occhi. Tanto ormai ci sei abituato, no? Vattene. So, avanti. Dimmelo.
Il soldato francese lo ricordo, ma non ho avuto il tempo di conoscerlo. È rimasto nel mio reparto per 2 settimane. Sì, ho visto, ho letto il rapporto. È una faccenda spiacevole. No, colonnello, devo contraddirla. Non è neppure spiacevole, è una noiosa formalità. Lei ha fotografato perfettamente la situazione. Purtroppo devo avviare un'indagine disciplinare. Avrei pensato di affidarla al capitano Marsini. Che ne pensa? Per sbrigare una noiosa formalità, il capitano Marsili è perfetto. Tutti presenti, signor colonnello. Io riposo. Signor sì. Capitano Marsili, lei durante il giorno che cosa fa? Sta sempre chiuso in caserma? No. Quando non sono in servizio, molto tempo lo passo in casa. Con una donna? No. No? Beh, diciamo che non sono un seduttore. Marsili! Che fai? Mi porti via la fidanzata? Ma figurati. Che mi dici, Marsili? L'inchiesta come va? Perché, Marsili? Lei sta facendo un'inchiesta? Già. Sì. Allora, quando ti decidi a interrogarmi? A chi interrogo, Silvio? Beh, qualche cosa vorrei sapere. Per esempio, se sono stato io. Questo non te l'avrei mai chiesto. Facevi male. Insomma, ti serve un alibi. Cos'era il 14 aprile? Il 14 aprile, anzi, il 15 mattina, fino alle 2, sono stato a casa del signor sindaco, con Laura. Poi sono andato a casa mia. Prendi nota. Il 14, Silvio, non sei rimasto così a lungo. Laura? Se non sei sicura, non parlare. Oppure di subito che ti ho lasciato molto prima. Io non ho detto molto prima. Laura, se non sei sicura, non contraddirmi. Tu prima hai detto che io ho mentito. Senti, Silvio, io non ho detto che hai mentito. Mi è sembrato solo che non fosse così tardi. Però se tu dici che sei uscito alle 2, sarà vero. Laura, mi conosci veramente poco. Tu credi che io sopporterei un forse, un sarà sulla mia parola? No, lo sai, Silvio, io ho poca memoria. Saranno state sicuramente le 2. Tutta la causa si basa sulla testimonianza di quel sergente, Tricarico. Se lui si rifiuta di testimoniare, che facciamo? Anche perché sia Scarpa che Roatta hanno denunciato Saro per diffamazione. A me non me ne frega niente se vinco o se perdo. Tanto Roatta in galera non ce lo mettono. Io voglio solo portarlo in tribunale. Se poi mi denunciano, non me ne frega niente. Se voi non ve la sentite... No, Saro, noi ce la sentiamo. Sei tu che non ci credi fino in fondo. Saro, noi dobbiamo vincere. Quel capitano deve finire in galera e anche quell'altro porco. E tu ci credi? Ne vogliamo parlare a casa? Io a casa non ci torno. Questa è la copia della denuncia che tu hai presentato nei confronti del capitano Roatta. Tu qui hai dichiarato tante cose. Sei proprio sicuro? Visto che si è letto la denuncia, si legga anche il referto medico, così cerchiamo di capire... Francese! Per cortesia, piantala con questo tono. Piantala. Prima di gettare nel fango un ufficiale come il capitano Roatta, non basta essere sicuri, ma sicurissimi, è chiaro? Sono sicuro. Non ho detto che te ne puoi andare. Sei stato denunciato per mancato rientro e comportamento immorale. E di questo se ne occuperà la giustizia militare. Mi ha denunciato Roatta? No, io. E ora puoi andare. Aspetta. La tua licenza scadeva fra 2 giorni. Come mai sei rientrato prima?
Sono guarito, capitano. Puoi andare. Che cazzo ci fai qui? Tricarico. Sergente, lei la sera del 14 aprile si è visto con il soldato francese in occasione della libera uscita. Dove siete andati? Da nessuna parte. L'ho lasciato all'uscita della caserma e lui si è allontanato da solo. Che rapporti intercorrevano fra lei e francese? Solo un'amicizia. Di che tipo? Un'amicizia intima, in cui spesso assaggiava i riflessi di francese. Se ne vado. Signore, se io nego tutto, è finita, vero? Non ci sarà neppure un processo. Roatta no. La francese sarà processata per calunnia. Ha dei problemi, sergente? No, capitano. Tricarico? Sì, signore. Come mai il modulo per la licenza di francese l'ha firmato Roatta? Non saprei, signore, cose da ufficiali. Può andare. Frocio. Che hai detto? T'ha detto frocio. Che cazzo sta succedendo qui? Caporale Cao, sono attenti! Non ho bisogno di balie. Caporale Cao, abbassa gli occhi. Soldato francese, fianco destro! Avanti, marsh! Uno, due, di corsa! Corri, soldato, corri! Non ti ho ordinato di passeggiare, ma di correre! Alzale con le ginocchia, non ti fermare, così! Perché sei tornato? E adesso a terra! Striscia! Striscia! Voglio vedere un solco per terra, striscia! Dacci dentro con quei gomiti! Non ti potevi far rinnovare la licenza, no, sei voluto tornare per forza qui! Più svelto! Chi ti ha detto di fermarti? Continua a strisciare! Un solco voglio vedere! Non ti fermare! E ora in piedi e correre! Correre, ho detto! Correre, correre! Guardati, una corsa, tre salti e sei già scoppiato! Ti volevi picchiare con caos, scordatelo, quello ti ammazza! Salire veloce! Salire veloce! Svelto, svelto, svelto! Ora scendere! Scendere più veloce! Svelto, 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 più veloce! E sull'attenti, soldato! Se marchi visite te ne vai adesso, ti accompagno io! Soldato francese, gli ordini! Cosa devo fare, sergente? Cosa devi fare? Al percorso! Al percorso! Muoviti! Svelto, svelto, svelto! Salta su! Più veloce! Tira su quel culo pesante e adopera i muscoli delle braccia! Muoviti, muoviti, muoviti! Forza, più in fretta, soldato di merda! Sei già senza fiato e abbiamo appena cominciato! Muoviti, 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 muoviti! Ricorda di non usare soltanto le gambe! Le braccia, le braccia, le braccia! Usa le braccia! Solo così puoi finire il percorso! Forza, forza! E adesso salta giù! Presto, salta giù! E non ti addormentare! Correre, devi correre, più veloce, di più. È dura, eh? Questo è niente. Roatta è capace di farti ammazzare. Tempo una settimana e ti spari. Mi
hai sentito? Mi hai sentito? In piedi, forza! Presto, vai alle corde! Alle corde, alle corde, alle corde! Su, su! Niente gambe, solo braccia! Solo braccia! Così, guarda! Sali, 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 sali! Va bene, salta giù! Ti avevo detto di saltare e non di cadere per terra come un sacco di merda! Sta sull'attenti! Soldato francese, se te ne vai ora, ti assicuro che non ci fai brutta figura, ti salvi solo la vita. Denunciami, sergente. Vattene, Saro. Marca visita. Essere stato ricoverato. Forse quello. Allora? No, niente, solo una botta forte. Scusatemi, sono il capitano Marsini. Francese, che è successo? Non è successo niente, capitano. Tu eri al campo con Tricarico, è lì che ti sei fatto male, vero? Ero fuori forma. Senta, può fermarsi un attimo, per cortesia? Che cosa vuole da me, capitano? Io voglio che tu mi dica com'è successo. È stato un incidente. È stato Tricarico? Basta! Mio fratello l'avete tormentato anche troppo, adesso ce lo portiamo a casa noi. E se non vuole venire, ce lo porto io di peso. Dai, manda avanti sta barella. Asciugati. Non sei neanche capace di farmi una carezza. Ma che cosa ho messo al mondo? E provaci almeno. Fammi sentire che non sei come tuo padre. Lasciami. Lasciami la mano. Olè! Stasera esageriamo. Stasera vi porto al ristorante. Ma che cazzo fa? Piange ancora? Ora perché piange? Sei preoccupato per domani? Ma guarda che non è mica un processo, è una stronzata. Te lo ricordi quello che ti ha detto di dire l'avvocato? Eh? Te lo ricordi quello che ti ha detto di dire l'avvocato? Sì, me lo ricordo. E allora, andiamo. Io mi porto l'erede di sotto, che dobbiamo parlare tra uomini. Tu fatti bella, preparati. Amore. Fabrizio, io e te non abbiamo mai avuto molto tempo per parlare. Tu ti sarei chiesto il perché. Perché lavoravo, Fabrizio, perché lavoro giorno e notte. Per voi, per non farvi mancare niente. Volevi il motorino, ti ho comprato il motorino. Ti ho fatto studiare nel liceo più costoso della regione, perché costa quell'istituto, sai. Costa, eh? Guarda che bestia che ti metto sotto al culo. E la mamma? Lo sai quant'è che non vuole più fare l'amore con me? 5 anni. 5. E io sono un uomo, capisci? Secondo te perché non l'ho lasciata? Non lo so. Forse perché il nonno alla concessionaria l'ha intestata a lei. Ma che cazzo dici? Allora sei scemo. Ma no. Non ci siamo separati per te, per non crearti un trauma. Ti ricordi quello che ti ha detto di dire l'avvocato e quello che devi dire in tribunale? Sì, papà. Bravo, Fabrizio, bravo. Mi scusi se l'abbiamo fatta aspettare. Lei è qui per quell'affare di quel militare che... Francese. Sì. Gradisci un caffè? No, grazie. Volevo solo sapere come procedono le indagini. Prego. Ma certo che proseguono le indagini. Proseguono. Ma sa, se il fatto fosse avvenuto nel paese dove avete la caserma voi, sarebbe tutto più semplice.
Ma qui da noi, col casino che c'è, in città. E poi non è neanche un fatto grave, 25 giorni di prognosi. Ma c'è stato uno stupro. Stupro? A termini di legge ci sarebbe lo stupro. Ma si stuprano le donne, i bambini. Ma che si stupra un militare, su, dai. Ma come? C'è stato un sequestro di persone. Ma non è neanche vero. Ma che? Ce l'hanno spinta apposta su quella macchina, no? L'ha dichiarato lui stesso, cioè è salito tranquillo. Noi abbiamo sentito il sergente e quello che cosa ha dichiarato? Che neanche lo ha visto quella sera. E poi me lo dice che ci faceva lì a luna di notte, quello. Comunque, capitano, diciamocela francamente fra di noi la verità. Quel ragazzo batteva. Possiamo dare inizio all'udienza. Per la difesa viene chiamata a deporre la signora Gabriella Scarpa. Vai, Gabriella, vai. Cos'hai? Niente, stupido. Signora, lei giura di dire tutta la verità, solo la verità, davanti a Dio, se è credente, davanti agli uomini? Dicalo, giuro. Signora, si sente bene? Data la pesantezza delle accuse che sono state formulate contro il marito, mi pare ampiamente comprensibile che la signora sia quantomeno scossa. Chiedo che la sua testimonianza sia rinviata a data da destinarsi. La richiesta viene accolta. Viene chiamato il secondo testa della difesa, Fabrizio Scarpa. Prego, si accomodi. Giura di dire la verità, solo la verità, davanti a Dio, se è credente, davanti agli uomini? Lo giuro davanti a Dio. La difesa può procedere. Signor Scarpa, la notte del 14 aprile suo padre, Vittorio Scarpa, si è recato a Torino per motivi di lavoro? Per mostrare a un cliente la BMW 520 di proprietà della sua concessionaria? No. Mi scusi, può ripetere, per favore? Mio padre non ha clienti a Torino. Se qualcuno vi ha detto questo, mente. Mio padre va a Torino per trovare avventure a pagamento. Prostitute o travestiti con i quali sfogare la sua brutalità. Ma che brutalità? Ma con chi si parla? Parla con me! Signori, cantate il vostro assistito, sono costretta ad allontanarvi. Silenzio! Silenzio in aula! Signor Presidente, chiedo che... Faccia silenzio anche lei. Lasci finire il test. Continui, prego. Mio padre in casa negli ultimi 10 anni avrà trascorso una sera sì e 3 no. La concessionaria accumula solo debiti, che vengono puntualmente pagati con il capitale di mia madre. Mia madre è ricorsa 13 volte al pronto soccorso in 19 anni di matrimonio. 13 ricoveri. Tutti per incidenti domestici. Non erano incidenti. Mio padre è un pornografo, un alcolizzato e un violento. Io ho il naso fratturato e non ho mai fatto il pugile. È stato lui quando avevo 9 anni. Dal suo studio nella concessionaria sotto casa. Io e mia madre abbiamo visto passare di tutto. Ragazzi e ragazzini. Travestiti e minorenni. E tutti almeno una sera sono passati a vedere i film e i giocattoli di mio padre. Intendo tutte persone per bene. Anche militari. Sono 19 anni che mia madre piange. Ma mio padre è un buon padre di famiglia. Tutti i vicini l'hanno sentito urlare. Il giorno dopo facevano colazione assieme a lui. I negozianti non vedono i lividi. Ora voi mi chiedete se mio padre è un buon padre. Se lavora. O se è un criminale. No. Non è un criminale. Non è un bandito.
un bastardo casalingo! Scusatemi! Scusatemi, ma non ho finito! Io rivoglio tutto quello che era di mia madre e che è mio! Vino? No, grazie. Non ci vuoi dare un'occhiata? E che cos'è? Aprilo. Silvio, tu hai sentito quello che ha detto quel ragazzo oggi in aula, no? Sì, l'ho sentito. Mi passi il sale? E non hai niente da dire? No. Che dovrei dire, secondo te? Quella persona, Scarpa, è un mostro. No, non è detto. Va a sapere i casini di una famiglia. Quindi il ragazzo mente, il soldato mente. Però Scarpa è un tuo amico. È un conoscente. Io qui non ho amici. E allora come lo conoscevi? Che cosa facevate insieme? Laura, che c'è? Silvio, mi avevi detto che Scarpa è una persona per bene. Però ti ho anche detto che io lo vedo sì e no, 3 volte in un anno. Ma perché? Che cosa hai in comune con lui? Vuoi sapere quello che ho in comune con te? Non puoi sempre minacciarmi con quel tono. Accontentati di quello che hai. Che poi è quello che vuoi. Silvio, tu hai violentato quel ragazzo. Silvio, ma che cosa volevi fare? Volevi farmi un altro regalo? Volevi portarmi a letto? E credi che io avrei provato piacere? Ma io provo piacere a fare l'amore con qualcuno che conosco, che amo. Tu chi sei, Silvio? Sei un mostro. E guardami, dimmelo, se sei un mostro! Sei stato tu, vero? Io vado in caserma. Quando esci, chiudi la porta. Sta pure comodo. Hai da fumare? Inquadrati sul piazzale! Non stare in piedi, siediti. Siediti. Come va con Francese? Francese è in convalescenza dopo l'incidente. Forse ho esagerato un po' con le esercitazioni. Perché mi vuoi prendere per il culo? Tu gli hai rotto una gamba per togliermelo dalle mani. Ma gli hai fatto un altro favore, non esagerare. Gli omosessuali ci sono sempre stati negli eserciti. A volte ne formavano in nembo. Ricordi Sparta? Le Termopili? Giulio Cesare? Certo che no. Ti sei innamorato di quel soldato. È normale. Saro è un bel ragazzo. Piacevole. Cosa c'è, Tricarico?
Sei geloso? Vorresti spaccarmi la faccia? Sta attento, Tricarico. La tua testimonianza non deve cambiare, ma non è per fedeltà a me. La tua fedeltà me la sbatto. Per fedeltà all'esercito. Capitano, signore, non so se ho capito bene la storia di Giulio Cesare e di Sparta, ma ho capito che lei ha bisogno di dormire tranquillo. Ci conti. Ah, per favore, le sigarette. Tricarico, da oggi per te e per la tua squadra le licenze e tutti i permessi sono sospesi. Dillo pure ai tuoi soldati. Tutti al campo! In corsa! Quanto sei bella. Grazie, amore. Questo non paga. Tu dici? Secondo me ha la faccia di uno che i soldi ce li ha. Fermo! Vieni qua! Che stai facendo? Che stai facendo qua? Chi ti ha portato qua? Nessuno. Chi ti ha portato? Nessuno. Senti, se tu non mi dici chi ti ha portato qua, io sono costretto a farti rapporto, capisci? È stato Tricarico? Sì, sì, Tricarico. È francese? Anche lui veniva qua spesso? Lui no. Se vede questo posto gli viene un accidente. Scappa! Il capitano Roatta? No, il capitano Roatta no. Vai. Va via! Cosa c'è ancora? Ti trovo bene, capitano, sempre in forma. Io no, no. Io sono un po' giù. Tu sei ubriaco, come sempre. Cosa vuoi? Le cose si mettono male, Silvio. Il magistrato è uno stronzo. Mi state mollando, vero? Tu, i legali, tuo suocero. È così, Silvio. Scarpa, ci ho trovato gli avvocati. E finché Tricarico sta sotto di me, quelli non hanno proprio un cazzo in mano. E va bene, fidiamoci di Silvio. Non t'azzardare più a chiamarmi Silvio. E come ti devo chiamare? Chiamami pure come cazzo ti pare. Ma non con il mio nome, perché detto da te mi fa schifo. Roatta. Continuano a chiedermi se quella sera ero solo. Tu prega che tutto vada in porto, perché se qualcosa va male io ti trascino in fondo con me. Silvio. Tu sei un mostro, tu sei una bestia, Tricarico. Tu hai corrotto dei soldati. Appunto, signore, non erano mica dei bambini. Io ti mando sotto processo. Non credo. Vede, se lei fa la denuncia, al massimo mi possono trasferire. Processare un sergente per sfruttamento dei suoi commilitoni.
Suona male. Suona male in una corte marziale, figuriamoci sui giornali. Tu non sei solo maiale in tutti i sensi, sei anche uno spergiuro. Francese quel ragazzo. Ha detto la verità, non è vero? Su questo non ho niente da dire. Non la posso aiutare. Hai paura di Loatta? Ma perché dovrei aver paura di Loatta? Francese non è stato mica il primo. 2 anni fa gli hanno assegnato un autista di 19 anni. Dopo 2 mesi l'hanno dovuto congedare per esaurimento nervoso ed è stato ricoverato alla neuro. Il suo nome era Granelli. Granelli. Granelli, hai detto. Capitano Loatta, finalmente. Voleva parlarmi? Soprattutto a mostrarle il mio spazio naturale. Lo sa dove andranno questi? In Siberia. Mano d'opera italiana. Venga, venga, vi seguo. Le volevo dire che quel soldato non ha più il suo legale. L'avvocatessa che lo difendeva è la figlia del mio commercialista. Ha dato forfè, naturalmente. E il ragazzo difficilmente ne troverà un altro. Ha visto i giornali, la cronaca locale, neanche un traffico. Un po' in ritardo, ma mi sono mosso. Le è costato molto? Neanche una lira, ho molti amici. E poi per il fidanzato di mia figlia. Salve Mario, come va? Bene, signor Mazzini. Bene. Quello è l'unico a cui non posso fare niente. È il cognato di Francese. Testardo come un mulo. Non lo posso neanche mandare via. È un buon operaio? È uno dei migliori. E allora non lo mandi via? Capitano, io in questa storia mi gioco il prestigio, i voti. So che con Laura siete un po' in fretta. Ha un carattere difficile, lo so. Ma faccia lei il primo passo. Le mandi dei fiori. Io ho testimoniato per lei in tribunale. Perché ormai lo considero della nostra famiglia. Mi scusi, ma si è fatto tardi. Comunque la mia famiglia è ancora all'esercito. Porti i miei saluti a Laura. È molto, molto dispiaciuto. Papà, è stato lui. Ah, sì? Allora chiamiamo i carabinieri. E perché? Se sei così sicura, se lo sai, dillo ai carabinieri, denuncia. Laura, se non te la senti, li chiamo io e pazienza. Vuoi denunciarlo? No. Allora non è stato lui. Non è stato lui. Perché non usi guanti? Ho le mani forti. Senti, ho saputo dall'avvocato che sei ritirato, mi dispiace. Non ha importanza. Ce l'hai come? Ho parlato ieri con l'avvocato, è bravo. E per i soldi non c'è nessun problema, è un amico di famiglia. Ho detto che non ha importanza, si scosti. Stammi a sentire. Ma l'ha vista mia sorella? L'ha vista come si è ridotta? Io non posso continuare a mettere in mezzo lei, i bambini. E adesso mi lasci lavorare. Tu e la tua famiglia non dovete fare più nulla, dovete solo esserci. Muoversi, forza! Andiamo, siete già in ritardo, muoversi!
camion! Comandanti di squadra a posto! Cominciare l'appello! Controllare se tutti hanno le armi in dotazione! Correre, correre! Gente, fra due ore di nuovo sul piazzale. Sì, signore. Compagnia, fianco sinistro, sinistro. Avanti, marsch, di corsa. Perché, signor capitano? Caporale Cao, vuoi parlare con il tuo capitano? Allora corri. Cosa? Non capiscono. Corri intorno a me. Allora, caporale, cosa vuoi? Parla pure. Perché le esercitazioni di notte? Le corvée. Perché vieni tu a parlarmi e non il sergente? Il sergente se ne frega. Non parla più con nessuno. Il sergente se ne frega o ha paura di parlare con me? Siete voi che dovete risolvere questo problema. Se avete abbastanza palle per farlo. Vuoi fermarti, caporale? Hai capito, Cau? Ora sparisci! Va bene. Dopo. Capitano Marsili. Ti ricordi di me così subito? Oh, una buona memoria. Come mai è qui? Ha un guasto? Non ho nessun guasto, Granelli. Io ti volevo chiedere se il capitano Roatta. Te lo ricordi? Sì. Questo è il tuo fascicolo. Granelli. Te lo rammenti? Granelli, il mio autista, sì. Un bravo ragazzo, ma un debole. Non era adatto per questo reggimento. Questo non lo sapremo mai. Sei tu che l'hai spezzato. L'hai scovato tu? Bravo, congratulazioni. No, non io. Una tua vecchia conoscenza. Ricarico. Lo sai che mi fai schifo? Sei molto diverso da come ti vedevo. Forte con i deboli, debole con i forti. Ti ricordi ancora, Sparta? Ogni guerriero aveva con sé un ragazzo che gli portava scudo ed armi pronte per la battaglia e che da guerriero imparava tutto. E il guerriero su di lui aveva ogni diritto. Noi non siamo una casta militare, tu non sei Leonida, tu sei un pervertito. Palle, Marsili, palle! Quando manca il petrolio, il ferro, i rami, i governanti si spaventano. E non vogliono i professorini come te, Marsili. Vogliono gli spartani. E vogliono gli spartani perché devono vincere. Io ti faccio radiare dall'esercito.
cazzo sei? Aiuto! Piazzone! Aiuto! 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 Hai sentito? Io non ho sentito niente. Ma sì, dalle docce! Mi hai rotto il naso! Ma tu sei matto, perché l'hai pugnalato? Se lo meritava. Che succede qua? Via, via, via! Fermo! Capitano, mi dove stavo... cazzo stavi scappando? Sono morto. Guardami, capitano, non sono morto. Chiamo l'ambulanza! Un'ambulanza! No! Ricarico. Ricarico. Dimmi che l'hai visto. Dimmi che l'hai visto quella sera. Ho visto tutto. La macchina, Scarpa e anche Roatta. L'ho intravisto per un attimo seduto dietro. Ma mi è bastato, lo conosco, fa così da anni. Viene fuori solo al momento buono. Hanno fatto così anche con Granelli. Saro era lì solo per caso, ce l'avevo portato io. Per rabbia. Queste cose le voglio dire in tribunale. Quando potrò testimoniare? Tricarico, tu sai che se ammetti le tue responsabilità, se tu darai una testimonianza completa, io sarò costretto a farti cacciare dall'esercito. Questo tu lo sai, vero? Troverò un altro modo per campare. Può lasciarmi solo con lui? Ti sei fatto quasi ammazzare? Cazzate. Gianni, io non avevo mai conosciuto uno come te. Non me ne ero accorto. Cioè, è stata colpa mia, non è stata colpa tua. Che farei adesso che ti mandano via dall'esercito? Sono affari miei. Grazie, Gianni. Grazie. Basta così per gli occhi. Tu che cosa dici? Un bacio me lo merito. Guarda che non sono tuo fratello. Io voglio un bacio vero. Si fa così. Adesso va pure per gli occhi. Ci vediamo in tribunale. Dai, tanto io ho le spalle larghe. Baci da far schifo.
Vittorio Scarpa? Sono io. È ancora per la storia del soldato? No, no, legga. Legga, legga. Sua moglie e suo figlio hanno inoltrato una denuncia per lesioni gravi, maltrattamenti continuati, truffa e falso in bilancio. Questo è un mandato di perquisizione. Adesso, se permette, noi vorremmo entrare. Prego, prego. Grazie. Vai. Se trovi fatture e registri, prendili e porta via tutto. Maresciallo, questi sono dei bambini. Prendi anche queste qui, le videocassette. Oh, trattatemi bene, che mi sono costato un mucchio dei quadrini. Non si preoccupi, signor Scarpa, non si preoccupi. Capitano Roatta, avevo riposto in lei tutta la mia fiducia e la mia stima. E accorgermi di essermi sbagliato è per me una sconfitta. Lei mi ha deluso. Il foglio che vede davanti a lei è la richiesta delle sue dimissioni, che lei firmerà ora e che io trasmetterò immediatamente. Con queste dimissioni lei evita la giustizia militare. Mi auguro che quella civile sia inflessibile. Questo è tutto, capitano. Lei è congedato. Può andare. Marsili, lei si è dimostrato migliore di Roatta. Eh sì, lo ha incastrato, lo ha distrutto. E non bisogna certamente essere un mago per prevedere un bel balzo in avanti nella sua carriera. Io la ringrazio, signor colonnello, ma vede, Roatta ha fatto tutto da solo. Io non ho fatto nulla. Colonnello, io non voglio costruire la mia carriera sulle distruzioni di un altro ufficiale. Roatta io lo conoscevo molto bene, era un ottimo soldato. È stato il primo ufficiale italiano ad entrare nei campi di Sabra Shatila 3 giorni dopo la strage. Ha fatto soccorrere i feriti, pulire le strade. Ha fronteggiato armi alla mano e miliziani di Aum. E ha pianto per giorni e giorni dopo aver visto quelle catastrofi di morte. Io sono stato solo un cronista, neanche molto attento. Nient'altro. Che cosa vuol dire, Marsili? Che sono molto triste. Lei è il sergente Giovanni Tricarico in forza al 14° battaglione di fanteria elitrasportata? Sono Giovanni Tricarico. Momentaneamente sono stato sospeso dall'esercito. La difesa può procedere. La macchina, posso accompagnarti.
Dunque, lei si prostituisce? Sì. Sì, batto. Ma non ricevo. Un problema di morale? No, non di morale, di emorroidi. Bene, se la difesa è finita, lei può andare. No, Saro. No, non te ne puoi mica andare. Sì, voglio proprio guardarlo in faccia quello lì. Capitano Roatta, fanteria d'assalto, eli trasportata, presente! Signori!